benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qua in montagna e faremo un unboxing. Allora, abbiamo ordinato 4, vero? 4 dolci. Sì, 4 dolci che si chiamano Vizio, praticamente si chiama questo dolce. E ne abbiamo ordinati 4 e possono essere di gusti diversi. Allora, adesso faremo l'unboxing. Un unboxing in una location diversa, in montagna. Allora, provo ad aprire io, Forse non c'è. Come si chiama? Panificio, fratelli? Otto. Brava. Non mi riesce. Ora la taglio io. Bene ragazzi, ecco qua, io sono il tagliologo. Adesso tagliamo questo simpatico gagliardo, mettiti all'opera. Perché bisogna stare attenti, perché non voglio sciupare il dolce. Il dolce. Ecco qua che ci siamo. Bisogna gustarsi le cose. Sì, però non l'hai ancora assaggiato. La persona più stupida del mondo, il gagliardo. Eccoci qua. Questo che vedete qui davanti. Eccoci qua che siamo. Addio le forbici. Oh. Questo è un uccello. Senti che è una matriosca questa. Una matriosca. Ora tocca a me venire. Sì. Allora. Sento un buon umore. Questo? Cos'è questo? Allora, adesso scartiamo. Non li scartiamo, non li apriamo. Però vediamo cosa sono. Allora, questo che cos'è? Limoni costiera. Wow, buoni. Buono. Poi abbiamo. Questo cos'è? Questo è un regalo che ci ha fatto il panificio Fratelli Oddo, che ringraziamo. Grazie. E dovrebbero essere babà con limone. Aspetta, un bellissimo panificio, e anche buono, che si trova a Sant'Angelo di Rocca al Vecce. Sono tutti fratelli e sono persone simpaticissime, vero? Sì. Questo è cioccolato e arancia, buono! E anche molto gentili. È vero. Poi, oltre a questi dolci, fanno anche tipo le piadine, i panini, le focacce, anche quelli molto buoni. Se capitate a Rocca al Vecce, andateci, che è molto carino anche da vedere, giusto? Sì. Sono tutti murales. Arlecchino. Poi lo vedrete, perché faremo anche un video su Rocca al Vecce. Allora. E questo è quello classico. Wow! Stupendo, allora vediamo anche i babà. Ce la fai a aprire? Apro io? No, ci provo. Non vedo l'ora di mangiarli. Sì. Così prendiamo qualche chiletto. Spero che si rompa, perché è un barattolo. Facciamo l'unboxing del barattolo rotto. Faccio io? Vai. Sì, vai. Fallo uscire. Tira, tira. No, fermi. Allora, ci sono le forbici, forse era meglio già dall'inizio iniziare ad aprire in questo modo. Allora, ora possiamo, credo, tirarlo fuori così. Aspetta. Buono! Dai, stupendo! Bello! Babà al limone! Allora ragazzi, saranno di sicuro buonissimi e noi ringraziamo il panificio Fratelli Otto per averci mandato questi, che li potete anche ordinare, infatti noi li abbiamo ordinati. E come si possono ordinare? Spiega Babbo. Su internet, basta andare su panificio Fratelli Otto e si ordina. Ok, allora, noi non vediamo l'ora di mangiare
questi vizi e speriamo che il video vi sia piaciuto. Mettete like, iscrivetevi, attivate la campanella, seguitevi su Instagram, Vita di Sofia, e poi scrivete nei commenti per essere salutati. Allora ragazzi, adesso siamo a cena, abbiamo già mangiato e la nostra giornata è passata troppo perché non siamo alla cena da quando siamo arrivati. Adesso mangeremo il pizzo. Abbiamo iniziato da quello classico. Allora, come l'hai aperto? Il cagnolino. La nonna è lì che aspetta, aspetta. Ok, è tutto mio adesso, grazie. Ora c'è da aspettarti tanto. Il vizio classico. Vai. No, l'avevo aperto tutta a modena. Perché bisogna fare queste cose qui? Vabbè, ci si mette un sacchettino, Che bello. Come è buono? Tutti lì. Vabbè, senza metterci il naso dentro. Ma l'avete detto che va di nave o l'hai preso dopo? No, no, una vittoria che non sa stare zitta. Ma lo sapeva, lo sapeva. E ecco qua il taglio. Che non ti fa male, sta tranquillo. Quello sta tranquillo, è una calatina. No! Sì, un'altra volta. Senti qua che bella porzioncina. Guarda qua, tutta per te. Oh, grazie, vedi? E quella è proprio per me, l'angolo, capito? L'angolo. Questo è per me. Buono. Questo no, un po' tuo. Pochino, no, anche troppo. No, questo è a me, dammelo! Va assaporata. Sentiamo la nonna cosa dice. Questo è il panettone un po' più... Non è buono, ragazzi. Questo dire, è classico, probabilmente è tipo panettone. La Paolina. Grazie. Paolina, il Paolino. Il Paolone. Paolino Paperina. Com'è Sofì? Buono. Ah, fammi sentirlo dove. No, buono e buono. Ecco qua, c'è stato il primo assaggio. Rapido giro di consulta Ziao. Allora, per me è molto molto buono. Paolina De Paulinis? Idem. Poco. Ma si può fare anche un gesto. Pensavo fosse un gestato, non era un gestato, era un mignolo. Molto buono, veramente, no? No, io non lo compra? Meglio già comprato e...